però fatto in chiave minimalista. Vedete quale. Comunque, vedete, dipendo, è un artista meno noto, anche questi lavori di tutto nero, di sono tanti artisti che l'hanno fatto, no? Insomma, quindi l'elenco è lungo, ma lui era tra quelli, tra i primi. Qua vediamo invece qualcosa che è molto più neodadaista, legato più a un'idea di critica della società. E Canaris, lui è un greco, e questi sono un'installazione sulla condizione degli emigrati in Germania degli anni 60-70. Vedete, quindi ha messo in fila tutto un lavoro che ha a che fare proprio con la provocazione un po' di Fluxus, di certi, di Wolf Oster, di altri artisti in una certa direzione. Questa è una direzione più ludica, magari più pop e più vicino a qualche cosa del nuovo realismo. E questi oggetti, vedete, formano un'installazione multipla dove c'è, vedete, i personaggi, c'è anche le valenze politiche un po' più dichiarate, e personaggi senza volto, senza identità, ma sono solo gli oggetti che parlano della storia quotidiana di tutto quel periodo lì. Se pensate un artista, faccio un esempio di un artista che ha lavorato sulla memoria di queste cose qua, famosissimo, Ilya Kabakov. Ilya Kabakov, che è tutt'altra questione, ma dopo la caduta del muro, Kabakov adesso c'ha 70 più anni, uno degli artisti cosiddetti concettuali, ma anche installatori russi, che ha fatto dei lavori bellissimi facendo l'installazione delle stanze utilizzando tutti i materiali, gli oggetti vecchi, libri, mobili, sedie, letti, cose del genere, e ricostruendo degli spazi nella memoria ormai di questo, di quest'epoca, degli anni 50, ancora 60, della società russa, sovietica ancora, degli anni corti. E qui gli oggetti si impregnano di senso, si impregnano di memoria e si collocano, o vengono collocati gli artisti, vedete, come un'installazione teatrale, sono loro gli attori che recitano una storia muta, ma carica appunto di senso. Qua possiamo vedere, anche bisognerebbe leggere più che vedere tutto, perché sono i lavori di poesia visiva di un nostro grande scrittore che è Nanni Balestrini, che sono dei fotocollage, dei lavori di combinazione di immagini e di scritte, deturnate, spiazzando il senso e costruendo magari delle frasi, delle cose automatiche. Quindi vedete che questo tipo di collage libero, che ha radice nel collage dadaista e anche surrealista, addirittura futurista per certi versi, ma poi, e che viene però elaborato in questi anni. Ricordiamo che Balestrini è uno dei grandi protagonisti come scrittore, anche come artista e come intellettuale del gruppo 63 dei primi anni 60, insieme a Umberto Eco, Arbasino, tutti questi qua. Vedete, allora questi sono i suoi lavori, più o meno, adesso non so di che anni questi, solo questi sono più del 63. Sì. Vedete? Di ricombinazione, di spiazzamento completo della significazione sia delle strutture verbali che delle strutture iconiche, del mix tra le cose. Un altro artista molto interessante, Otoshi Namura, un artista che è legato a tutto quello che era stato il clima di sperimentazione avanguardistica in Giappone a partire dagli anni 50, seconda metà degli anni 50, anche primi anni 60, che era formato, che era poi la cui punta di diamante era il gruppo Gutai di Yoshihara, di Murakami, non sto Murakami di adesso, Murakami dell'epoca, Shiraga e tutti gli altri, che erano tra quelli che hanno per primi fatto delle performance e che hanno influenzato poi tutta l'attività performativa in Occidente, negli Stati Uniti, per esempio Happening negli Stati Uniti o certe operazioni Fluxus. Qua sono dei lavori bellissimi, fatti sul tema del tempo. Il tema del tempo e lo spazio che vengono presentati in modo diverso. Proprio qua è un lavoro di estrema attualità, vedete qua sul concetto del precario, delle costruzioni precarie, altre cose, vedete che qua è fatto più, in modo più freddo, più concettuale se vogliamo, mentre nei giovani possiamo vedere, nella nuova generazione c'è, anche perché sono artisti che vengono dal cosiddetto terzo mondo, c'è una connotazione, un impregnamento della condizione sociale più evidente. In questo lavoro qua vedete che è un lavoro di una costruzione fatta precaria, fatto con dei cartoni, fatto con un castello di carte se vogliamo, che viene fotografato nel tempo, non so in quanti giorni, dal momento della costruzione a sinistra fino al processo di progressivo collassamento, fino alla distruzione totale. Vedete, un lavoro che ha a che fare con l'architettura, ha a che fare col tempo, ha a che fare con l'idea della scultura come costruzione, e quindi è un lavoro, io trovo bellissimo questo qua, tra l'altro visto, rifatto, cose di questo genere da tanti altri artisti. Vedete il modo di presentare anche questo, di in sequenza, è tipicamente minimalista.
ed è diventata un'estetica la presentazione delle immagini in serie sempre uguale, un'estetica appunto minimalista utilizzata ampiamente. Volman, questo è uno dei primi lettristi, uno degli artisti che hanno, artisti di poesia visiva, poesia concreta, dei primi anni 50, nello spirito è analogo a quello di Balestrini, ma prima l'hanno fatto, e sono delle procedure di decontestualizzazione, di straniamento dei linguaggi visivi e plastici, delle rotture. E lì in questo caso una sua tecnica, quella dello scotch. Lui incollava lo scotch su delle immagini di rotocalche, cioè poi strappava, anche di scrittura, e poi la rincollava al contrario, vedete che viene fuori un tipo di lavoro di quel genere lì. O lì le foto strappate, potete vedere. Qua invece c'è un artista, Adolf Luther, che fa parte integrante, possiamo dire, quello che poteva essere il gruppo zero in Germania, di quello che chiamiamo tutta la fase del movimento di arte ottico cinetica, no? O arte programmata la chiamano in Italia, che parte negli anni 50, metà degli anni 50 con gli anni 60. Vedete che tutti questi giochi ottici, questa è una bella lente di ingrandimento, ci specchia dove ci possiamo stare tutti. Bill Bollinger, uno tra gli artisti che ha fatto parte proprio del gruppo di partenza della process art americana, che insieme e che poi in parallelo nasce il sviluppo con Richard Serra, ci sono Bissonnier, ci sono Bruce Nauman, questi qua, Carl Andre e via di seguito. E in parallelo, ripeto, con i lavori di artisti dell'arte povera, come Zorio, come Anselmo, come gli altri. Infatti lui ha partecipato a questa storicissima mostra, che ormai è un pezzo della storia dell'arte, che si chiama Nine in a Warehouse di Castelli, del 69, dove c'erano appunto, degli italiani c'erano Zorio e Anselmo, e c'erano lui, c'erano Bruce Nauman, c'era, come si diceva, Hesse, c'erano tutti questi. E ci sono questi lavori che sono lavori bizzarri. Guardate, questo unico lavoro, diciamo così, un lavoro sulla struttura, sul rapporto tra primarie, tra rigidità e elasticità, su linea retta, linea curva e tutto. È un lavoro ironico, bellissimo questo. Qua sono dei lavori invece di un artista che ha fatto tutta la vita dei drapi, che è Noel Dorà, che fa parte del gruppo di Supoxy, quelli inizio insieme a Viallà, insieme poi collegati per un certo momento a Louis Kahn, al gruppo, no, Louis Kahn, sì, a Louis Kahn e gli altri. Vedete, su questo lavoro proprio della tela libera lasciata nella collaborazione. Sono dei lavori fatti nei primi anni del 75, 76, 77, partendo dai muri ciechi, da tutte queste incrostazioni anche affascinanti di stratificazioni di colore, altre cose di muri ciechi. Lui qua fa un'analisi tipo concettuale, fotografica, e tira fuori questi intonaci, queste stratificazioni di intonaci, e li propone come oggetti d'arte. In realtà poi ha fatto anche tutta una serie di quadri, utilizzando lo stesso tipo di materiale, stratificazione del gesso, dello stucco e della pittura. Quindi questo è un punto di partenza interessante di uno sviluppo di ricerca che sarà proprio. Però vedete che la partenza in quegli anni lì, 77-78, è una partenza concettuale. Abbiamo terminato qui, fatto un po' di esempi, assolutamente incompleto evidentemente, ma possiamo, di più di così non si può fare. Se avete qualche cosa da chiedermi, io sono sempre qua. Grazie veramente, ci ha aperto un... Qualcuno cerca di stimolare qualche riflessione su modi di lavorare o persistenza, ci sono già delle cose precedenti avanzate, cioè e che fanno delle cose arretrate adesso, forse questo non è che, ma in gran parte, ma come sempre succede, le cose, a mio avviso, le cose più interessanti e innovative veramente dal punto di vista dell'invenzione di nuovi linguaggi oggi è nel campo dell'utilizzazione delle nuove tecnologie, soprattutto dei nuovi media, del video, delle video installazioni. Lì ci sono stati degli sviluppi interessantissimi e anche inediti per il passato, perché non era possibile neanche fare molto di questo lavoro che vedete. Sono un uso abbastanza, c'è una svolta più ironico, ludica, il concettuale diventa ironico, ludico, rarefatto, un po' lirico, e ha perso quella secchezza, quella rigidità, magari anche quella noiosità che poteva esserci in certi lavori degli anni 60 e certe cose. Queste un po' delle differenze. Però per esempio Boetti nasce in quegli anni lì, Boetti è uno stato saccheggiato dai giovani artisti, qua ci si vuole certo. Perché era uno che ha partito facendo un lavoro di molto semplice, ripeto, di postmoderno potremmo dire adesso, ma di concettualismo
ludico, non con centralismo serioso. Bene, grazie ancora.